Siamo con Tecla Vitale e Renzo Battistini, ci siamo, 26esimo slalom Città di Campobasso, sempre il ricordo di Gianluca, sempre un'emozione, la data del suo compleanno lo ricorda sempre lei alle premiazioni. La data del suo compleanno, sono io che ho voluto dare una svolta a quello che era un evento per noi abbastanza pesante e non volevo farlo pesare agli altri, per cui a un certo punto ho deciso, da quest'anno, mi pare che sia stato verso il 18° anno dello slalom, e ho detto da quest'anno, anziché pensare che Gianluca non c'è più, festeggiamo, facciamo conto che sia il suo compleanno e cominciamo a festeggiare 18 anni. E così abbiamo sdrammatizzato un po' quello che era, perché per i corridoi è una gara, è una festa, e quindi anche per noi abbiamo voluto che fosse così, festeggiare il compleanno di Gianluca. È sempre un'emozione naturalmente, però fa sempre piacere poi riscuotere tanto affetto ancora nei vostri confronti e nei confronti di Gianluca. Tanto affetto perché ci sono amici, c'è gente che è venuta dal primo anno, 26 anni, sempre presente, quelli che erano bambini, ragazzini, adesso hanno i capelli bianchi, quindi 26 anni sono tanti. Signor Renzo, una gara automobilistica, la passione naturalmente di suo figlio, una valenza italiana, una valenza europea, una manifestazione cresciuta tanto in questi 26 anni. Veramente siamo arrivati al top di quello che poteva essere una gara automobilistica, cominciata così quasi per gioco, voluta da alcuni amici di Gianluca, e poi con tutti questi anni io, mia moglie e mio figlio l'abbiamo portata avanti, tant'è che siamo arrivati alla ventisesima edizione, per cui è un successo veramente notevole. È inutile che io stia a dirvi l'importanza che riveste per me, per mia moglie, per Andrea, questa manifestazione. E tutta la regione, chiaramente. Siamo contenti di aver raggiunto questo traguardo e speriamo di andare avanti con gli anni. Se tutto andrà, se abbiamo la possibilità di vivere fin quando saremo in vita, penso che riusciremo a portare avanti, grazie pure all'ACI e agli altri amici che ci danno una mano, questa bellissima manifestazione.